racconto una storia. La storia di una maschera. Mi presento. Il mio nome è Tramonto. Sì, Tramonto. Quel magico momento tra il giorno e la notte. Quell'attimo affascinante e incerto, denso di mistero. Ed è esattamente in quell'attimo che sono nato. Mio padre si chiamava Buio e mia madre Luce. E sfortunatamente ebbero solo un istante per amarsi. Ma quel fuggevole attimo fu sufficiente per tornarmi al mondo. Nonostante Buio e Luce fossero diversi come il giorno e la notte, non ebbero alcun problema a mettersi insieme e addirittura a sposarsi. Però, sin da piccolo, mi resi conto che mia madre Luce aveva un suo mondo dove tutto era chiaro. Il mondo del giorno, quello della luminosità delle cose. Mi riferisco al mondo abitato dalle persone dal viso limpido, dai lineamenti delicati, le labbra sottili, che allora io chiamavo le creature del giorno. Tuttavia anche mio padre Buio aveva il suo spazio naturale, il regno delle tenebre e del mistero, dell'esotico, il regno delle persone dal volto scuro o comunque non chiaro, che fa lo stesso, da me ribattezzate creature della notte, creature del giorno e creature della notte. E Tramonto, qual era il mio posto? Quando sarebbe giunto il mio momento? Credetemi, talvolta non è facile nascere in mezzo. Le cosiddette creature del giorno, sin dalla mia nascita, tuttora oggi, mi parlano in questo modo. Ma tu non sei di qui. Da dove vieni? Parli come noi, ma c'è qualcosa di strano in te. È molto che vivi qui da noi. Come si sta dalle tue parti? Il fatto è che io non voglio parti, o tutto o niente. D'altra parte l'incontro con le brune creature della notte non fu tanto diverso, ma sfumature, piccoli particolari. Ciao fratello! Sì, scuro sei scuro, ma di dove sei veramente? Non parli come noi, e questo è molto grave, rinneghi le tue origini. E poi, a guardarti bene, c'è qualcosa di troppo chiaro in te. Troppo scuro per i bianchi e troppo chiaro per i neri. Talvolta può comportare alcune difficoltà. Perché che siano del giorno o della notte, molte di queste creature sono sospettose, diffidenti, talvolta anche superficiali, ma non cattive. Questo l'ho capito fin dall'inizio. Col tempo mi resi conto che i problemi di convivenza non erano con le persone in particolare, essendo fragili e complicate quanto me stesso, ma con delle cose nascoste dentro di noi. Il primo impatto con questo segreto nemico fu fin dalla prima infanzia, quando mi avvicinai al mondo dei giocattoli. È un mondo pieno di pupazzi e soldatini che erano tutti costruiti per le creature del giorno. Erano troppo chiari. Per me non ve n'era uno a cui assomigliassi. Una volta, esasperato, presi un pupazzetto e lo sporcai in viso col pennarello marrone per renderlo più familiare, no? Più riconoscibile. Lo stesso accadde per i cartoni animati e i fumetti. Mi piacevano molto quelli in cui i protagonisti erano dei supereroi, con poteri soprannaturali, in grado di volare e di difendere i più deboli. Forse a me interessava solo difendere me stesso. Per mia sfortuna, il meno chiaro di essi era Hulk, che comunque era verde, e lo diventava solo quando lo facevano arrabbiare. E così, raggiunta l'adolescenza, scoprì il mondo della musica e dei cantanti. La prima star ad entrare nei miei sogni di diritto, fu Michael Jackson. Nero. Allora era così, e pieno di talento, Non potevo chiedere di meglio. Appariva ballando, in mezzo a cadaveri e delinquenti, e senza paura, e piaceva a tutti.
non avrei dovuto fidarmi. Che delusione. Il primo mito in cui riconoscermi, e questo nel giro di 3 anni, si fa il naso all'insù, si restringe le labbra e diventa addirittura bianco. Avrà pensato di essere troppo bravo per essere un nero, mi sono detto allora. Ritornando all'infanzia, il periodo più difficile dell'anno era proprio quello che per tutti i bambini è da sempre più divertente. Il carnevale. All'inizio lo fu anche per me, lo ammetto. Ma dopo il terzo anno col costume d'arabo, maschera che mi riusciva indubbiamente credibile, cominciai a desiderare qualcosa di nuovo, no? Di diverso. E poi a me piaceva il costume da principe azzurro. Una volta un anno, no? Dopo averli tempestati di domande, convinsi i miei a farmelo indossare. Finalmente mi avevano comprato il costume da principe azzurro. Così tutto tronfio, tutto contento, uscì in strada e la portinaia, appena mi vide, disse: «Che bel costume d'arabo! Sembra vero!» Che delusione, fu demoralizzante. E una sera, sempre a carnevale, mi misi una maschera che copriva completamente il viso. Era una specie di mostro marino. Ebbene, passeggiando in strada, misi le mani in tasca e scoprì che in quel modo mi sentivo al sicuro, quasi inosservato, perché nessuno poteva notare il vero colore, quello che stava sotto, nascosto. E mi feci allora questa domanda: ma qual è il vero colore? Quello che vediamo noi o quello che vedono gli altri? Io da bambino ebbi, vi giuro, una discussione con i miei, perché mi guardavo i palmi delle mani e dicevo di essere rosa, no? D'accordo, il dorso è più scuro, ma sotto era rosa, no? Un colore tutto mio, no? Ma se non lo vedevano i miei genitori, figuriamoci i compagni a scuola, gli amici in strada. Dopo un'infanzia, diciamo, turbolenta, a scuola, capii che ogni compagno di classe aveva un genitore che vedeva il mio colore in modo diverso. C'erano i genitori curiosi, no? come la madre di un mio amico con cui facevamo i compiti insieme, la quale non faceva che chiedermi, seria, credetemi, se in Africa si parlasse l'africano e se i leoni potessero girare addomesticati per le strade. Ma c'erano anche alcune premurose maestre, no? Giustamente premurose, le quali non facevano che avvertirmi che in quel piatto o in quell'altro c'era della carne. Attento, c'è la carne lì! Proibita dalla mia presunta religione. Il fatto è che io non sono musulmano, nonostante le apparenze non lo sono. E poi c'erano i genitori che mi ammiravano. Ma che bel colore che hai, eh? Che bel colore, ce l'avessi io, che devo farmi la lampada una volta al mese. Devi proprio. E poi c'erano quelli che mi invidiavano, Ma tu al mare ti abbronzi? Beato tu che non ti scotti, che non devi usare la crema. Diciamolo adesso ufficialmente, non è vero, io mi scotto come, e mi serve la crema. E poi c'erano quelli che mi stimavano. Voi neri avete il ritmo nel sangue, la musica nell'anima e il blues nel cuore. Ma che sono, stereo? Certo, c'è qualche luogo comune positivo, no? Quello delle dimensioni del... Confermo, eh. Ma dimenticavo i genitori che non ricordavano mai il mio nome. Come si chiama quel ragazzo? Hai capito, no? Quello... dai, che hai capito? Quella bella... di colore. Dico, senza offesa, Ecco, non c'è problema. Io capisco la difficoltà. Ma perché devi dire senza offesa? È quello che rovina tutto. Infine ci sono i migliori. Non i paladini dell'uguaglianza. Perché non è vero. Non è vero che siamo tutti banalmente uguali, ma tutti splendidamente diversi e unici. Non i fautori della tolleranza. Perché le diversità non vanno tollerate, sopportate. Si sopporta, si tollera qualcosa di fastidioso, no? Di brutto, no? Di maleodorante. Le diversità vanno ricercate, amate, sono ricchezze. Sono quelli per i quali i colori migliori sono dei semplici particolari, come l'altezza, il sesso, il colore dei capelli, particolari che sono solo il contorno, la cornice del quadro che mettiamo in scena giorno per giorno, quadro che lentamente
vorticosamente, allo stesso tempo. Ogni attimo della nostra vita inconsapevole si riempie non di colori, ma di corpi che si sfiorano, di parole che precipitano nel profondo, taglienti, di battiti accelerati, a ritmi trascinanti, di respiri ansimati, soffocati, liberati. Si riempie non di noi, ma degli altri, di tutte le persone che passano nella nostra vita, di tutte le persone diverse da noi. Io stesso non so se faccio parte di questi. Sì, perché tante volte anch'io ho dato importanza più al mio colore rispetto a me stesso. Ma c'è qualcosa, qualcosa per la quale siamo uguali. Forse, forse, dico solo forse, chissà, abbiamo tutti un bisogno enorme di conoscerci, di capire chi siamo. E gli altri, chissà, potrebbero aiutarci a farlo, oppure potrebbero confonderci le idee ancora di più. Tutto per colpa di piccolissimi particolari come il colore della pelle. Il modo di ridere, il modo di camminare, il modo di baciare, il modo di stringere la mano. Così, creature del giorno o della notte, ci camuffiamo. Cerchiamo di renderci riconoscibili, con tenerezza. Tuttavia, se ognuno di noi provasse ogni tanto a non far pesare la propria vita su quella degli altri, a non dare la colpa al prossimo dei propri problemi, i colori sarebbero così importanti. E le vere differenze, così invisibili. Io non lo so, questa è solo teoria, sono parole e basta. La realtà è fatta di scontri, di sangue, di massacri, di torture, di guerre, di tragedie, nascoste, sepolte dentro quattro mura, spesse, in modo innaturale. Allora in quel caso non resta che gridare. Gridare a perdi fiato. E se nessuno riesce a sentirci, gridare di più. Di più, di più, finché qualcuno, anche solo una persona, ci ascolterà e capirà e si riconoscerà. E dopo aver pianto e riso, abbracciati, stretti insieme, sentiremo una musica arrivare da lontano e cominceremo a ballare e volare, ballare e volare, volare e ballare. Perché questo, e soltanto questo, avremmo dovuto fare tutti.